Buonasera a Lucia Vigorizzi, scrittrice, poeta, e siamo qui con questa intervista per Liberi TV sul tuo libro Quanto dista Finisterre, che è stato pubblicato l'anno scorso, nel 2020, per Supernova. L'immagine della copertina, ci sono vari riflessi. Allora, comincerei proprio sul libro. Quanto dista Finisterre, che è un bel nome in questa regione, la terra dove finisce, è l'asterisco di quale viaggio per la nomade delle galassie Lucia Vigorizzi. Prego. Beh, questa domanda mi ha cominciato a martellare proprio mentre mi recavo a Finisterre, perché da qualche anno, adesso purtroppo col Covid ho dovuto interrompere, ma sono andata a Santiago di Compostela e quindi nel 2018 sono andata oltre e mi sono recata a Finisterre. E lì devo dire che è stata un'esperienza molto forte, perché è un paesaggio mentale. Nel momento in cui io mi trovavo a camminare dentro queste foreste di eucalipti, sentivo il rumore del mare, perché è stato bellissimo percepire il rumore del mare prima di vederlo dentro queste foreste, ho avuto la sensazione di trovarmi in un luogo non solo esteriore, una condizione mentale, in una forma di pensiero e quindi di camminare anche dentro i miei pensieri. E da lì mi sono portata dentro questo luogo, però ho capito che mi apparteneva già da prima, cioè che tutti noi siamo sempre diretti verso Finisterre e non arriviamo mai. L'oltrepassiamo, torniamo indietro, cioè è un po' come il gioco dell'oca, stiamo fermi un giro, dopo ci ritroviamo in cammino e siamo respinti e attratti in continuazione da questo luogo. Quindi diventa un magnete molto potente per l'immaginario, è anche un luogo che fa scaturire la scrittura. Questo per me è La stato la scrittura, perché scrittura, sì, perdono. io amo molto quando cammino pensare, ho bisogno di per pensare di camminare, quindi ogni giorno cerco di camminare moltissimo per poi riordinare le idee. E quindi il ritmo della scrittura è legato anche al ritmo dei passi. Com'è che si è forgiata? Come dire, quello che mi ha colpito in particolare, leggendo queste tue poesie, no? È come, intanto, come dire, non è esperienza libresca, non è poesia libresca, è poesia dell'esperienza, scrittura dell'esperienza. E quella che per me è la precisione linguistica, c'è una grande precisione linguistica scrivendo queste poesie, ed è quello che ti chiedo, cioè com'è che si è forgiata di libro in libro, perché hai scritto vari libri, hai pubblicato più di una decina di libri, no? Questo è il decimo, sì. Ah, questo è il decimo. Sì, com'è Quindi che Se, da, cioè, da dove viene? Come dire, perché diciamo, non colgo, come dire, i molti prestiti che ogni poeta fa da altri poeti, eccetera, di cui ne parli, ne analizzi anche e rilanci. No, ma si avverte che, come dire, ciascuna volta, come dire, la parola che arriva è come una catacresi, cioè è qualche cosa che viene proprio lì al posto di quella parola che non c'è, è quella la parola, cioè
questa giustezza, questa precisione? Com'è che... Ma io penso che la scrittura sia anche una un'esperienza medianica. E quindi io quando scrivo non penso che le cose vengano da me, ma che sono attraversata anche da quello che ho letto, da quello che ho vissuto e da questi autori che ho assimilato, con i quali instauro un dialogo. E quindi trovo che sia fondamentale, proprio per l'esperienza poetica, il fatto che ognuno scrive, ma è un medium. E quindi attraverso la sua scrittura si configurano tutte le esperienze precedenti di altri autori, letti, conosciuti e anche no. Quindi siamo delle casse di risonanza. E questo dialogo che attraversa le epoche, trovo che sia fondamentale e che renda anche noi stessi dei ponti, cioè, perché spesso la scrittura è identificata con l'ego. Allora io penso che bisogna superare questo senso di importanza personale per lasciarsi attraversare dalle voci, no? Una sorta di trance scritturale. E una domanda su, diciamo, sul cominciamento della tua poesia, cioè era già nata prima degli studi universitari in letteratura? Beh, sì. È stata un po' questa passione, questo interesse? Io ho sempre scritto, perché anche mia madre scriveva, anche lei scriveva poesie, quindi in casa ho sempre avuto libri di poesia e fin da bambina, insomma, le prime, in questo libro addirittura mi sono tolta la soddisfazione di mettere dentro anche delle poesie quasi infantili, insomma, o preadolescenziali, perché alla fine le ho trovate quasi più mature di quelle che ho scritto dopo, nel senso che io credo che ognuno di noi sia quello che è sempre stato. E quindi attraverso queste poesie ho ritrovato anche delle parti di me, dell'infanzia e dell'adolescenza, con le quali ho avuto piacere di riallacciare un dialogo. Sì, per rivenire un attimo a quanto dice Katie Stair, c'è una questione, come dire, che viene, cioè, per un verso c'è questo andare oltre, che è anche qualche cosa del viaggio stesso, no? Che non è il viaggio che va da due punti già dati, non va da A a B. E quindi c'è sia questo oltre e anche c'è questo, come dire, questo limite che non è il soggetto, ma è un limite che è del tempo, che non è mai, come dire, scavalcabile, non è mai raggiungibile. C'è questa sorta di... Sì, infatti, diciamo che la mia poetica parte proprio dal tema dei confini. Infatti il mio primo libro, il primo libro che ho pubblicato, si chiama appunto Confini. Il confine bisogna riconoscerlo anche per riuscire ad oltrepassarlo. Quindi questo tema del confine, che poi è implicito anche nelle relazioni umane, no? Perché nella relazione con gli altri bisogna riconoscere anche il confine nello scambio, nell'interazione, bisogna riconoscere il confine che poi va oltrepassato. Il confine può diventare una soglia, sono delle linee che contraddistinguono la storia dell'uomo e delle relazioni umane. E quindi il confine e l'oltrepassamento ritorna spesso nella mia poetica, anche come breccia, come soglia, come interstizio, come orizzonte, ed è uno dei temi che caratterizza la mia ricerca, come anche l'entropia e l'impermanenza, perché sono altri due temi che
mi interessano, cioè per me la scrittura diventa anche un'occasione per poter affrontare certe problematiche che in certi momenti mi ossessionano di più. E allora attraverso la scrittura mi sembra di poter scandagliare questi temi, questi aspetti. Diciamo che da come scrivi non hai bisogno, per dire così, oppure è digerita questa questione, non hai bisogno tu di confrontarti con quel che è intorno ad alcune di queste questioni, come potrebbe essere l'entropia, il confine, il limite, l'oltrepassamento, l'oltre, teorizzano nelle varie scienze, nelle varie discipline, non hai, cioè, e coltivi di come dire, di letteratura in letteratura, di poesia in poesia, o sbaglio, che ne so, domanda semplice, sull'entropia sei andata a vedere bene su alcuni teorici di questa questione? Beh, il principio della termodinamica, no, per curiosità, cioè, sì, è un po' come che lavori, no? Qual è questa arte della combinazione, no? E della combinatoria degli elementi linguistici, della scrittura? Diciamo che io non ho un approccio scientifico, ovviamente, però il tema dell'entropia mi tornava nella mente riflettendo sulla storia dei popoli, delle civiltà e anche delle relazioni umane, vedevo che tutti questi fenomeni rispondevano alla legge dell'entropia. E quindi, infatti, il mio secondo libro si intitola Scandalose entropie, riflessioni sugli abusi prodotti dal divenire storico, perché anche la storia realizza una forma di entropia. E per carità, io non è che sappia tanto della termodinamica, come entra nel laboratorio di scrittura, come entrano queste cose e la curiosità che può spingere. Sì, mi affascinava questa cosa, applicarla alla poesia, vedere come rispondeva, anche quale eco, quale risonanza aveva nella mia esperienza personale e quindi che cosa potevo trarne di insegnamento. Ma a volte quando scrivo non so dove vado a parare, lascio che la scrittura si manifesti per quello che mi vuole dire. Cioè, è come un tema mi convocasse e io cercassi di svilupparlo in un qualche modo. E l'impermanenza invece era legata al fatto che avevo letto di questa, nel Pantheon buddista, indù anzi, c'è questa fanciulla che si chiama Lila, che corrisponde alla Sofia della Bibbia, che gioca con l'universo e crea e distrugge mondi con grande disinvoltura. Una fanciulla giovane e il cui compito è proprio quello di creare e distruggere in continuazione. E quindi questo principio dell'impermanenza mi pareva molto affascinante. Un tema tipico del buddismo, anche delle filosofie orientali. Però mi pareva che nell'impermanenza ci fosse anche una forma di saggezza, no? Che questa essenza effimera delle cose alla fine fosse una garanzia, ci tutelasse quasi da un'eternità, di una durata che può essere aberrante. E quindi mi piaceva riflettere su questa impermanenza che attraversa le cose. E per tornare a questo aspetto, diciamo, è indisgiungibile, no? La poesia, che vuole il suo etimo, e anche il fare, no? E dal gerundio del viaggiando, no? Cioè, e
il viaggio poetico non può non andare senza questo vagabondare, senza questa andatura anche del corpo, diciamo. Com'è sì, questa? Certo. Perché è qualche cosa di prettamente tuo, perché com'è che è cominciata? Come se... Beh, il fatto di camminare l'ho sempre fatto, ma l'ho sempre fatto di più, ho sempre sentito di più che il pensiero passa attraverso il corpo, che il fatto di stare seduti a tavolino può portare, sì, ad essere produttivi, ma si è molto più creativi e produttivi camminando, perché le cose si avvicinano, poi si allontanano, ci sono delle epifanie, no? Se uno cammina nella natura, nel paesaggio, vede un airone, vede un cormorano, vede un ramarro, e ognuna di queste epifanie mi viene incontro col suo messaggio, che poi crea delle risonanze anche in ambito letterario. Ad esempio, 2 anni fa ho sentito la necessità di attraversare a piedi il paesaggio veneto, ho cominciato a fare il cammino di Sant'Antonio e devo dire che è stata un'esperienza molto forte, perché sono partita da Venezia e sono arrivata adesso fino oltre Bologna per piccole tappe, andavo la domenica, poi tornavo indietro in treno, ma camminare dentro il paesaggio veneto, che anche mi appartiene culturalmente, perché prima abitavo a Padova, quindi tanti luoghi li avevo abitati o suscitavano in me delle risonanze, è stato un modo proprio per riappropriarmi di una memoria storica e del territorio. Infatti mi è venuto in mente anche Zanzotto, che ha scritto un bellissimo libro, Luoghi e paesaggi, in cui analizza proprio questa poesia del paesaggio, questa poetica del paesaggio, che spesso viene anche stravolta da tutta una serie di accadimenti, no? di fenomeni che portano a dimenticare degli edifici e a crearne degli altri che poi a loro volta vengono abbandonati. Quindi viaggiando a piedi ho scoperto tantissime cose sul territorio, così andando a chilometro, cioè con questo andamento lento, perché in macchina non si vedono le stesse cose. Quindi inoltrarsi nel paesaggio porta delle rivelazioni molto interessanti. Ti pongo come questione, diciamo, un esempio, proprio una poesia che in particolare c'è la chiusa che mi ha evidentemente che mi riguarda, allora. Quella di pagina 93, Lividi, cioè tu vedi l'opera di El Greco, La sepoltura del ponte di Orgaz. Sì. E quindi è curioso, no? Cioè, perché così io farei un saggio e tu scrivi una poesia. ma è restituzione dell'esperienza, cioè è quel che questa immagine ti dà come onda della voce, non so come dirlo. Sì, perché spesso anche i quadri fanno viaggiare, quindi questo quadro a me aveva emozionato moltissimo quando l'avevo visto a Toledo, ma poi certe immagini continuano a lavorarti dentro, continuano a comunicarti qualcosa. Questo quadro lo avevo visto moltissimi anni fa, però poi mi è venuto da scrivere qualcosa in un tempo più tardo, insomma, rispetto a quando l'avevo visto. Certe immagini si depositano dentro, si sedimentano e dopo molto tempo riaffiorano e reclamano di venire alla luce. Ti leggo la chiusa, leggo la chiusa. Se tu non vuoi, vivrò senza di te, sarai il mio braccio amputato. E ogni tanto si farà sentire,
il dolore dell'atto mancante. Risulta, non è da leggere, ma l'intera poesia, sono, è quello lo stile, come dire, è parte decisa, no? È, come dire, sei dentro proprio, nell'onda della parola, sei nel viaggio. E posso leggere la poesia, ti va? La poesia? Sì, sì. La potenza sontuosa del lutto di questo cielo solido in fiamme che sta in precario equilibrio sulla terra. Il cielo è un tappeto pieno di pieghe, o meglio il sipario di un teatro tragico. Neri come corvi, i militari si stringono. Intorno al corpo esanime del conte Dorgard, pallido e verde è il suo volto immobile, mentre due santi imbozzolati d'oro lo raccolgono per deporlo sulla terra. Il cielo è un urlo tragico che si incista nel buio fondo dell'animo. Nessuno ama come chi si priva del suo amore. E poi c'è la chiusa che ho già letto. Ecco, poi sottolineo, e se vuoi riprenderla, perché io ci arrivo per altri cammini, diciamo per l'elaborazione teorica. Molto bella come aforisma, per me teorico. Siamo da molto tempo, pagina 113, leggo proprio le due righe in questione. E nessun deus ex machina interviene a sciogliere l'enigma, bellissimo. I più si affannano a sciogliere gli enigmi e per ogni enigma sciolto se ne trovano altri 100 davanti. Molto interessante che non ci sia. Beh, qui lo dai in questa fiaba notturna, ma per me proprio non c'è questo deus ex machina, che tra l'altro è anche, per tutt'altre letture, è anche una bellissima questione, perché quel deus ex machina sembra che fosse il macchinario che portava il Dio, quindi diciamo nel politeismo, il Dio in scena nella commedia, no? Pare che venga da Aristofane, quindi Deus ex machina era perché qualcuno spingeva la macchina, e nelle nuvole, no, di Aristofane, diciamo come chiamarlo, insomma, il gonzo, traduco in tutt'altro modo, il gonzo che vuole andare a scuola da Socrate per imparare a barare meglio, e per dire così, e gli spiegano, no, che non è Zeus che lancia la polvere, ma è la turbina tra le due nuvole. Per cui io quella turbina lì l'ho fatta diventare la macchina. E allora lì è l'ironia, no? È la commedia. Ma qua è per via poetica proprio. Nessun Deus ex machina interviene solo nel minimo. Queste poesie qui di questa sezione, contumacia, le ho scritte l'anno scorso durante il lockdown. Sì, sì. Scrivevo queste poesie, questa sezione qui, contumacia. Le ho scritte tutte durante il lockdown, ne scrivevo una al giorno e cercavo di sondare così quello che provavo, cioè di dare un ordine al caos. Hai una, come dire, un dispositivo collaudato o varia molto? Adesso raccontavi di scrivere, diciamo, un poema al giorno, una poesia al giorno. Ci sono alcuni dispositivi ai quali ti tieni? Variano? No, scrivo quando mi viene voglia, non è che ci sia una disciplina specifica. Certo, molti mi rimproverano di scrivere tanto, mi dicono, ma
che non affrontano la scrittura, chiaro che... Perché bisognerebbe forse avere il freno dell'arte, chi lo sa, a volte, ma io sento sempre questo desiderio di scrivere e quindi penso di assecondarlo, perché ne traggo piacere ed è un gioco a rilancio continuo, perché appena finisco un libro subito penso a farne un altro, a scrivere altre cose, a esplorare altri campi e a fare altre scoperte. Allora, io leggo a una scrittura mobile questa intervista, conversazione. Io leggo un tuo poema breve e poi ti dico perché mi colpisce tanto. Sempre, tra l'altro, in conclusioni che io altrove chiamerei teoriche, qui è una conclusione poetica ed è la stessa questione. Io ci arrivo per dire prosa, quasi mai per dire poesia. Ritratti la sorellina morta, prima che tu nascessi, portava il tuo stesso nome. Ricordo la sua fotografia, incorniciata sopra la credenza, a casa della nonna. Non si dovrebbe mai dare ai vivi i nomi dei morti, per non caricarli troppo di dolore. È biografica questa, se non ho capito, del genere. Come, scusa? Come dire, fa parte della storia di famiglia, la base? Sì, è il progetto di un nuovo libro, questa è pubblicata in internet per anticipazioni, la rivista di Milano Cosa, e mi hanno chiesto così di parlare di un mio progetto che è ancora in fieri, che volevo fare un lavoro con la mia scrittura e quella di mia madre. E quindi mi rivolgo a una sorella di mia mamma che è morta prima che lei nascesse e che portava il suo stesso nome. E quindi è un lavoro sulla genealogia, ma non è solo intimista, è legato al rapporto madre-figlia, ma anche una filiazione attraverso la scrittura. Perché adesso sto esplorando le poesie di mia mamma e ritrovo molte consonanze con le mie, anche che non avevo realizzato. Adesso, analizzandole, ho creato dei dialoghi e ci sto lavorando ancora, però è una cosa in fieri. Sì, ti posso dire brevemente che connessione si stabilisce, no? Cioè, ciascuno fa queste connessioni, no? Questa arte della combinazione è specifica per ciascuno. La conclusione che trai è importantissima: non si dovrebbe mai dare vivi i nomi dei morti, per non caricarli troppo di dolore. Anche già con i primi tre versi è importantissima per me: non si dovrebbe mai dare ai vivi i nomi dei morti. Non vado vicino a me dove questa questione si è anche posta. Non so che cosa abbia determinato, non ho analizzato quello, ma nelle mie antiche letture psicanalitiche, prima di girovagare molto di più della psicanalisi, c'è un caso del filosofo Louis Althusser, che è importantissimo. Louis Althusser, brevemente, perché è la tua intervista e non la mia, ma Althusser si chiama lui perché quel che per lui era il presunto padre è il fidanzato, l'innamorato di sua madre che va in guerra e muore. Per l'Iviratto, diciamo così, per riprendere l'antico, è il fratello che sposa l'ex fidanzata del fratello morto, e danno a lui, a Althusser, appunto, il nome di quel fratello morto, dell'Uddio morto, insomma, diventa l'Uddio, che lui scambia quasi come padre. È quell'uomo che ucciderà la moglie, la sua compagna, eviterà il processo, e nell'appartamento che hanno preso insieme e che vivrà per 10 anni dopo qualche entrata e uscita dagli ospedali psichiatrici
che comunque gli hanno permesso di non subire il processo, non ci fu processo penale per questa uccisione, e sul campanello non c'era scritto Althusser, c'era scritto Berger, che è il cognome della mamma, e lui in una delle due biografie, penso la seconda, quella che è più nota, lui scrive che è come se fosse stato più facile, avrebbe voluto di cognome essere Berger. Perché? Perché portare quel nome del morto lo ha caricato di un'eredità pesante. Lui dice da qualche parte, noi camminiamo sui cimiteri, sui porti sepolti degli altri, ovunque, no? come se il pianeta fosse un infinito cimitero. Allora trovarmi per questa via è interessante, molto interessante. E poi c'è questa musica, no? Che è quella che il ritmo. Non si dovrebbe mai dare vivi i nomi di morte. Qui, Lucia, abbiamo fatto questo primo incontro via Zoom. Io ho avuto l'occasione, quando avevo questo sito per più di una decina d'anni, di pubblicare delle tue poesie per più volte, ed è per quello che sono andato a prendere un libro e altri vi prenderò. E sì, l'intervista uscirà quindi su Libri TV, e io ti ringrazio anche da parte del pubblico di Libri TV, dell'equipe con la quale collaboro, e ci diamo appuntamento per qualche altra conversazione sulla scrittura. Ti ringrazio moltissimo perché mi hai dato occasione anche di ripensare a degli aspetti della mia scrittura a cui non avevo considerato, perché è sempre molto istruttivo dialogare con un lettore esterno e quindi sentire un punto di vista nuovo che configura una realtà in maniera più ampia, no, rispetto al mio punto di vista. Quindi ti ringrazio molto di questa opportunità. Grazie a te ancora. Grazie.